Ed ecco a voi Elia, l'ultimo abitante di Providenza. Ah, Elia-san desu. Providenza no saigo no juunin da sou desu yo. Allora, guardate qua, un bel sorriso. Elia-san! Vieni! Irasshai! Elia-san! Elia-san! Dai, vieni a fare la fotografia, dai! Vieni, sono contento così. Elia-san, me. Mannaka. Dai, belli, mo, tutti insieme, un bel sorriso, dai! Oh, Elia, guarda qua! Il bene mio, un film di Pippo Mezzapesa con la sceneggiatura di Antonella Gaeta, che a partire dal 4 ottobre arriva in tutte le sale italiane, a partire proprio da Bitonto. E siamo qui al Cinema Teatro Coviello. Pippo, diciamo che oggi un po' giochi in casa. Cosa significa per te portare questo film in un cinema locale e farlo vedere ai tuoi concittadini? Ma non è il primo tour che parte di qui, già altri film miei hanno cominciato il loro viaggio dal Coviello, perché prima di tutto perché è un cinema a cui sono legatissimo, e qui ho cominciato a vedere i primi film, il cinema del mio paese, qui si è formato insomma quella che poi è stato il mio percorso. E ovviamente è un'emozione. Cominciare in casa può essere facile per alcuni aspetti, ma è anche molto, molto difficile, perché qui ci sono i miei affetti, qui ci sono i miei parenti, qui ci sono i miei amici di sempre, e quindi ci tengo particolarmente a fare bella figura. Un contesto quindi in un certo senso familiare, completamente diverso invece da quello di Venezia. E il festival, insomma, della 75esima edizione del Festival del Cinema di Venezia ti ha regalato grandissime emozioni, minuti interminabili di applausi. Cosa porti dietro di quell'esperienza? Questo film ha avuto pochissime proiezioni pubbliche, ma ha già dato emozioni fortissime. Prima di tutto Venezia. Dove ha avuto la prima proiezione pubblica, e chiaramente il Festival di Venezia è un festival prestigiosissimo, è un festival che crea tantissima tensione in chi fa dei film, però c'è stata un'accoglienza calorosissima, ci sono stati lunghissimi applausi, commozione. È un film che è piaciuto tanto sia alla critica che al pubblico. E poi l'altra emozione fortissima che ha dato è stata nell'anteprima nazionale ieri sera ad Amatrice, un posto particolare per presentare questo film, il più indicato per presentare in anteprima nazionale questo film, perché è un luogo ferito da un terremoto, come è ferito dal terremoto Providenza, il paese che raccontiamo in questo film. Devo dire che c'è stata molta tensione all'inizio, molta paura anche di presentare il film in un luogo dove la ferita è ancora così fresca, però anche in questo caso l'abbraccio della popolazione di Amatrice è stato davvero forte, commovente, sentito. Antonella, lo diceva Pippo, è un film che pone al centro un paese distrutto dal terremoto, quindi in un certo senso la sceneggiatura è stata costruita proprio per parlare, per dar voce al silenzio, paradossalmente. Allora, innanzitutto la sceneggiatura è firmata, è una sceneggiatura a sei mani, è firmata con Pippo e con Massimo De Angelis, che è l'altro sceneggiatore. Sì, il silenzio e le voci del paese avevano un ruolo fondamentale, le abbiamo calibrate, anche perché questo è un personaggio che vive solo e quindi viene, diciamo, di tanto in tanto viene qualcuno a trovarlo, ma di fatto è proprio la sua interazione con i rumori e anche l'incrinatura dei soliti rumori, cioè qualcosa che non va, che innesca poi la storia, e insomma vedrete al cinema. Sì, l'abbiamo considerata molto, e anche in fase di ripresa Pippo ha molto tenuto presente, anche in fase di suono, tutto quanto questo aspetto. E quali stati d'animo pervadono i dialoghi di questo film? Sono dei dialoghi che da un lato devono aiutarci a capire dove ci troviamo, chi è Elia,
il senso anche della ferita che lui ha, c'è cioè un dialogo molto bello, abbiamo qui l'attrice che è Teresa Saponangelo, che loro proprio un dialogo in chiesa, che loro si interrogano proprio su quel giorno che ha distrutto il paese che si chiama Provvidenza. E bisognava stare molto attenti con i dialoghi, perché cioè, il rischio di esagerare quando si tratta di momenti così drammatici, di situazioni così drammatiche, è dietro l'angolo. Speriamo di essere riusciti a tenere questo equilibrio. Pippo, infine, in un certo senso questo terremoto può essere considerato metafora di un qualcosa sempre di grande, ma allo stesso modo imprevedibile, che può abbattersi su un qualunque paese del sud Italia o del sud in generale. Questo è un terremoto che ha connotati fisici ma anche simbolici. È un crollo di case, di muri, di pietre, ma anche di sicurezze e forse anche di ideologie. E la comunità di Provvidenza ha tradito questo luogo e ha cercato di rimarginare la ferita rimuovendo quello che è stato il passato, rimuovendo la sua memoria e dei collegamenti, insomma, con la realtà in cui viviamo sono inevitabili. Noi viviamo in un paese, credo, in cui la memoria si è smarrita. È un paese che proprio per questo forse è allo sbando e proprio per questo avrebbe bisogno di ritrovare se stesso, magari con una guida coerente, forte e buona come Elia.